Con capitano Andrea Scioli. Andrea, si interrompe la lunga striscia unionista, non abbiamo giocato bene, però tutto sommato ormai uno 0-0 che ci poteva stare, c'era stata l'occasione al sesto per loro, l'occasione di Boccardi, la traversa con palla che aveva colpito la riga da parte loro e poi è arrivata questa beffa su calcio piazzato. Abbiamo giocato male, siamo partiti contratti, loro erano un po' più brillanti. Dovevamo capire subito, come ho cercato di far capire dal primo minuto, che dovevamo aspettarli bassi perché loro erano più brillanti, come ho già detto, e purtroppo siamo riusciti a costruire poco. Abbiamo messo il primo tempo, mi sembra, un paio di palle importanti, qualche cross, dovevamo essere più cattivi. Tutto sommato eravamo riusciti a contenerli bene, perché insomma loro davanti a Arras, insomma, un buon giocatore, una buona gamba. Come dici te, poi è arrivata la beffa, purtroppo ci prendiamo questa sconfitta che però ci deve far bene perché ci deve far riflettere che questo insomma, è un campionato difficile e che non si può mai abbassare la guardia. Dispiace perché ci tenevamo a far bene, a vincere, però niente, ora ci rimbocchiamo le maniche da martedì, insomma, pensiamo a lavorare. Bella cornice di pubblico, fra l'altro, di fede unionista dalla parte della tribuna, perché qui sono invertiti di fatto i settori e soprattutto fa piacere aver rivisto anche Pierangeli, credo, insomma, un giocatore recuperato importante in più. Anche mister Magrini però ha detto, insomma, alla fine è una sconfitta meritata. Auguriamoci appunto che faccia bene perché il campanello d'allarme quando suona poi l'importante è cogliere il suono e saper fare buon viso a cattivo gioco, insomma rimboccarsi le maniche come hai detto tu. Sì, no, no, quello sicuramente noi prendiamo la sconfitta e ci deve far riflettere, ripeto, perché tante volte dobbiamo con umiltà cercare di venire anche in trasferta e riconoscere che l'avversario sta meglio fisicamente e che magari la domenica non siamo poco, cioè, poco brillanti, quindi dobbiamo capirlo, dobbiamo lavorare una settimana, non so le ammonizioni, faremo insomma un po' il punto della situazione. Dispiace, sì, dispiace anche per i tifosi perché effettivamente oggi c'è una bella cornice pubblica, una bella giornata e i tifosi sarebbero meritati una vittoria. Dispiace, niente, ora pensiamo subito a domenica prossima. Una partita, fra l'altro, sostanzialmente corretta, dove ci sono stati 8 ammoniti, 6 di marca unionista, insomma, è sembrato eccessivo. Corretta, sì, secondo me l'arbitro dall'inizio ha proprio sbagliato totalmente l'approccio e ammoniva noi, ha ammonito subito Matteo al primo fallo che c'ero io in 10 metri in vantaggio su una pallata e ci può stare un contatto in corsa. Ha ammonito subito un difensore, quindi pensate a un difensore ammonito su un fallo così, deve giocare tutto il restante della partita col pensiero di avere l'ammonizione. Poi il loro attaccante ha buttato fuori la palla, secondo me ha sbagliato la partita, però ci sta, sbagliano loro, si sbaglia noi. E poi anche secondo me qualcosina sul gol, un mezzo fallo ci poteva stare, ma a quel punto lì secondo me si era incanalata la partita. Non so per quale motivo, dispiace perché c'è questo sentore di proprio di che noi stiamo antipatici e questo dispiace, anzi dispiace per essere gentile perché insomma fa anche abbastanza arrabbiare, quindi però ci prendiamo le nostre colpe, l'arbitro non deve essere un alibi, assolutamente abbiamo sbagliato la partita e ci prendiamo le nostre colpe e lavoriamo per questo per migliorare da domenica prossima. E poi Andrea, per chiudere, la fortuna non ha voluto guardare il Grosseto perché nonostante tutto al 92esimo una traversa clamorosa, palla sulla linea e pallone allontanato, insomma un po' la fotocopia in mischia di quello che era successo a loro. Eh sì, a quel punto meritavamo il pareggio perché insomma un bel colpo di testa, la traversa. Oggi è andata male, ma sicuramente un'altra volta ci sta che sicuramente girerà meglio. Però come dico sempre, insomma, la fortuna dobbiamo andarcela a cercare. Quindi testa bassa e lavoro, questo insomma sarà la nostra medicina. Grazie mille. Prego.